Del Mediterraneo dunque, che inizia con questo 6 dicembre le tre giornate dedicate al meeting internazionale del trotto e del galoppo, si apre con la prima corsa delle sette in programma per il trotto, aspettando gli ospiti internazionali dell'Unione Ippica del Mediterraneo, aspettando le corse più importanti, il GP Mediterraneo e il Città di Siracusa, e naturalmente anche gli eventi collaterali legati a alcune batterie eliminatorie del Quarter Horse e gli ospiti di Artigli del Re, che presentano invece gli uccelli rapaci e notturni di grande eccezione. Intanto la prima corsa è il premio Santiago King sul miglio, gli indigeni europei di 5 anni e oltre, per una condizionata 6 al via. Lungo paletti Rayon GV, che proverà a difendere la posizione in corda, quindi voi sia S. Partenza veloce anche da parte di Simply Red, che parte molto più forte di tutti, in poche battute scavalca Voicia S e si installa al comando. Simply Red in testa, avanza subito al largo Union OP, Voicia lungo la corda a precedere Rayon GV, all'esterno Utopia Jet. Union OP forza tempi su Simply Red, 13.8 i primi 200 metri e tende a passare all'imbocco della prima curva. Union OP adesso è il nuovo leader davanti a Simply Red, Voicia S, Rayon GV, avanza già Utopia Jet. Primi 400 metri in 27.5, prosegue in avanti Union OP, a un paio di lunghezze Rayon GV, si mette brutto Union OP, poi si riprende. Utopia è comunque là all'esterno, si comincia a farsi sotto, i primi 600 metri sono veloci in 41.7. La scia di Utopia è presa da Rayon GV, di dentro c'è sempre Voicia S a chiudere il gruppetto. Siamo a metà della retta di fronte, il paletto degli 800 metri dice Union OP in 57.5. Utopia Jet però è lì ormai a ridosso, nella sua scia la pariglia formata da Simply Red e Rayon GV. Utopia sorpassa Simply Red e scende alla corda e scia Union OP, che nel frattempo ha percorso il primo chilometro in 1.11.8 con 14.2 di frazione. Union OP, Utopia, Rayon GV che muove a largo, Simply Red in calo, quindi Voicia S di galoppo, Union OP è sul finire della curva. Cavallo, Utopia Jet resta così leader davanti a Rayon GV, Simply Red e Voicia S. La retta d'arrivo vede Utopia Jet, tre lunghezze, adesso diventano anche di più, di vantaggio sugli avversari, scatta bene Voicia S per la terza moneta dal fondo gruppo, ma Utopia Jet ormai non si prende più, Andrea Faroppi ha con tutto il successo la portocalori del team Cintura e va a segno facilmente davanti a Rayon GV, Voicia S e Simply Red. Ecco inquadrato il bellissimo gufo bengalese, sono gli Artigli del Re che hanno portato uccelli rapaci e notturni proprio qui a Siracusa, è un centro didattico interattivo e naturalistico sulla falconeria, arte da poco divenuta patrimonio dell'UNESCO. Il centro si trova a Santa Lucia del Mela, territorio di caccia di Federico II di Svevia, e offre a famiglie e gruppi scolaresche un percorso didattico con dimostrazione anche di volo. Una manifestazione che si arricchisce dunque con questi nobili e fieri animali, rapaci, a chiunque fosse curioso di riconoscerli può avvicinarli e soprattutto richiedere una foto, si effettua una dimostrazione di volo anche per spiegare le dinamiche venatorie e la morfologia dei rapaci. Sono la poiana di Aris, il gufo africano, il barbagianni, l'aquila delle steppe, la caracara crestato, il ghirsacro e il gufo reale siberiano. Il punto di riferimento è la veterinaria Maria Dauccia e Mario Borderi, che ci presenteranno appunto ancora
questa realtà, anche facendolo apprezzare il falco sopra il braccio mentre entreranno in pista con un andaluso. E qui accanto a me ho l'avvocato, le accendo il microfono tutto in diretta, ho accanto a me l'avvocato Elisabetta Billitteri, viene da Palermo, ha un'associazione amici dell'Ippica palermitana, della Favorita, una Favorita che purtroppo ha chiuso i battenti per adesso con il trotto ospitato a Siracusa, ma l'iniziativa è proprio nata dalla chiusura dell'ippodromo di Palermo. Sì, è nata in occasione della chiusura dell'ippodromo di Palermo, però in realtà l'associazione si propone di promuovere l'ippica in generale, perché è un mondo meraviglioso che vogliamo promuovere a 360 gradi, a partire chiaramente dalla tutela del benessere del cavallo, per poi parlare di ippica, di sport, di lavoro, perché chiaramente l'ippica è un comparto dell'agricoltura molto importante. Beh, per noi peraltro abbiamo avuto il piacere di conoscere il vostro comparto ospitato proprio qui a Siracusa, ci siamo affezionati anche a tutti gli operatori, poi si diventa tutta una grande famiglia. Sì, è vero, perché è un mondo meraviglioso, perché la passione mette insieme ovviamente sempre belle persone, la passione per il cavallo non può che unire e fare del bene. Oggi per la prima volta a Siracusa, sì, che ne pensa di questa giornata di sole che spicca insomma sul trotto per oggi giorno 6? Una bellissima giornata, un ippodromo meraviglioso, complimenti al dottore Mazzarella e veramente a tutta la squadra di Siracusa. Belle persone, bella giornata, meraviglioso veramente. Bene, speriamo soltanto che siano anche bellissime corse, d'altronde ce lo auguriamo. Sarà certamente così. La ringrazio per grazie essere stata qui con noi. Grazie. Buona permanenza a Siracusa. Bene, andiamo con la presentazione della seconda corsa, il premio Nesta F, una condizionata per indigeni europei di 4 anni, si corre sul miglio, sono 8 soggetti al via. Dall'interno fa partenza veloce Zazabond, a largo però ci sono Zazì e soprattutto Zoom Rock, e si stacca. Zoom Rock in poche battute scende alla corda davanti a Zazabond, Zazì del Ronco, a largo resta Zaffiro Giallo che prova a trovare posto quarto in corda. Primo parziale in 13-3 con Zoom leader davanti a Zazà, Zazì, Zaffiro Giallo. Quindi Zapata Rab viene da tutti gli altri, staccata Ziva Font. Primi 400 metri di Zoom Rock in 28-1, 14-7 la frazione. Adesso Gaetano Di Nardo comincia a rallentare il ritmo della gara. Si forma così questa fila indiana dalla quale esce fuori Zaffiro Giallo dalla quarta posizione, si porta all'attacco, prova a prendere di sorpresa Zoom Rock che è costretto ad allungare improvvisamente. Zaffiro Giallo e Zoom Rock alle prese, 43-3, i primi 600 metri, a lungo importante sulla retta di fronte. Zoom Rock è messo alle strette da Zaffiro Giallo che insiste nella sua progressione. Nel frattempo Zapata Rab si porta all'inseguimento dei due. Un minuto appena scarso agli 800 metri. Zoom e Zaffiro Giallo alle prese, quindi i due sono filati da Zapata Rab, ancora Zazabond e Zazì del Ronco che muove dalla quarta posizione e si porta in schiena a Zaffiro Giallo. Siamo a metà della curva con Zoom Rock che si difende dall'attacco di Zaffiro Giallo, Zapata Rab muove dalla posizione in corda, lo stesso fa Zazì del Ronco, si entra addirittura d'arrivo con Zoom Rock che sembra essere in controllo sul team Porzio che ne porta adesso ad attacco 3 con Zapata Rab che sembra essere più insidioso, lungo i paletti Zoom Rock si difende dall'affondo di Zapata Rab ma questo lo aggredisce ai 100 finali, lo appariglia e passa netto e si vola verso il traguardo. Zapata Rab e Walter D'Ambrogio a segno su Zoom Rock, Zaffiro Giallo zagato al quarto posto di galoppo, Zazì del Ronco negli ultimi metri, 1.58.7, 1.14.2 è il tempo ufficioso. Walter D'Ambrogio, prima Siracusa e subito vittoria, questo lo andiamo a inserire nel Guinness dei primati? Sì, diciamo di sì. No, mi fa piacere perché è un cavallo di Porzio, è un amico, e mi ha dato partente questo cavallo, mi ha detto di guidarlo con fiducia, che è un cavallo che si presta, e così ho fatto. Effettivamente sulle sue qualità non c'erano alcun dubbi, però un cavallo che ogni tanto la combina. Tu hai incontrato delle difficoltà lungo il percorso?
No, è un cavallo abbastanza... Lui le difficoltà secondo me ce l'ha ai primi 100 metri che va via la macchina, che comincia a contare i passi, poi una volta che lo metti che trova la camminata, che si trova la camminata è una bicicletta. Non, per la prima volta che correvo a Siracusa, non conoscendo la pista, però visto che la retta è molto lunga, ho aspettato il più possibile a spostare. Quando ho visto che quei due se ne erano date, sia Di Nardo che Lo Verde, 150 metri al palo sono venuto via. United AS e Vesna sono quelli più solleciti, con Vesna che tende a prendere la meglio su United AS. Al paletto già dei 200 metri, Vesna è leader su United AS, a precedere Viele Libbe, Very Windy, Zaffiro Top all'esterno, Zaffiro Tina Turner che già comincia a tirare e prova a prendere la schiena di Zaffiro Top, a chiudere il gruppetto Volcada Barra è unico P. 12.9 di lancio, primi 400 metri di Vesna in 27.7. Zaffiro Top all'esterno prova ad avvicinarsi al gruppo di testa con Viele Libbe che para la sua avanzata e si porta tra Vesna e United AS. Zaffiro prosegue in terza ruota, scavalca Viele Libbe. Tina Turner in terza paria, dietro proprio Viele Libbe. 42.2 i primi 600 metri con Vesna leader, Zaffiro Top al suo esterno, di dentro United AS che allarga Viele Libbe, di dentro ancora Very Windy, in terza ruota Tina Turner, 58.1 a metà gara da 1.12 con Vesna e Zaffiro Top che si getta di galoppo. Così Tina Turner ha perso cavallo il punto di riferimento e si trova a navigare all'esterno, arriva la squalifica per Zaffiro Top. Adesso Tina Turner attacca Vesna che ha percorso il primo chilometro in 1.11.7. Vesna e Tina Turner alle prese, Volcada Barra che ha preso la schiena di Tina Turner, di dentro United AS che sembra essere incalando, si entra in dirittura arrivo con Vesna e Tina Turner in lotta aperta con Volcada Barra che prova ad agganciarle e fiondarsi a centropista. Vesna lungo i paletti si prepara alla difesa estrema dall'attacco di Tina Turner, Volcada Barra sembra non incidere a centropista, Vesna e Tina Turner alle prese, mancano 100 metri, la stanchezza si fa sentire, Tina Turner si avvicina, Vesna allunga la corda, si difende ancora per il rotto della cuffia dall'attacco finale di Tina Turner, al terzo Volcada Barra, al quarto unico P. Siamo con René Legati, un mese dopo il Regione Sicilia con Wauca, città di Siracusa con Vesna. Tattiche diverse, ma il risultato identico. Come diceva Alessandro Gocciatoro, sei imbattuto a Siracusa. Sì, la cavalla poi me l'ha consegnata Alessandro, come sempre, benissimo. E una volta sfilato al comando è stato tutto più semplice, ho dovuto solo graduare un po' e sostenerla un po' gli ultimi 100-200 metri, perché ovviamente qua la retta è abbastanza lunga, poi andare abbastanza veloce così i cavalli ne soffrono un po' la retta d'arrivo. Però tutto sommato benissimo, siamo contenti e complimenti sempre ad Alessandro. E comunque forse lo strappo violento sulla retta di fronte dove c'è questa salitina poi è stato quello che ha fatto accusare un po' più non solo Vesna, anche chi attaccava all'esterno in retta arrivo. Sì, ovviamente, anche se non nego che gli ultimi 50 metri ho avuto un po' paura di Tina Turner, perché fuori dalla curva pensavo di controllarla meglio e poi invece più si avvicinava al palo più si avvicinava a lei, però l'importante è che abbiamo vinto. Allora, René Legati assegno in questa corsa, diamo inizio alle premiazioni. Dottor di Genova e premia il proprietario che è sempre nelle Legati, e scuderia Indal. Poi premiazione per l'allenatore del cavallo, Alessandro Gocciadoro, premia Isakov della delegazione russa. La coppa al guidatore, Elisabetta Mazzarella premia René Legati come guidatori, doppio trofeo per il nostro bravo René.
possiamo lasciare. Una parola invece con Alessandro Gocciadoro. Alessandro, per te è la prima volta a Siracusa, come ti è sembrata la pista, come ti è sembrato in sgambatura Ramis, che io ho visto sgambare e che devo dire mi è piaciuto abbastanza? Sì, no, è la prima volta per me qua, è una bella pista particolare, ho voluto fare un paio di corse prima del Gran Premio per cercare di studiarmela un po', e niente, Aramis ha sgambato molto bene, mi è piaciuto molto e ho veramente tanta fiducia. Io dicevo questo in preparazione a questa corsa, che Aramis, pur non avendo mai vinto una corsa di gruppo, col marchio del terzo del Mangelli 1-1-19 si presenta nel ruolo di favorito. Lo stesso discorso andrebbe fatto per Anthony Leone, che non ha vinto mai una corsa di gruppo, però è il terzo del derby e tanti piazzamenti in corsa di gruppo. Quindi sono due soggetti di ottimo calibro. Tu pensi che la partenza possa essere fondamentale per Aramis, che io ho visto, secondo me, può correre anche in qualsiasi altro schema? Ma l'unica volta che sono partito è stato nella batteria del Mangelli. Prima ero sempre partito tranquillo, ha vinto con me sia di fuori scoperto che all'estrema attesa a Cesena, mi ha corso bene da protagonista, e anche è un cavallo abbastanza completo. Devo vederlo, certo, qua contro Anthony Leone col numero all'esterno. Anthony Leone può avere il vantaggio di avere un altro cavallo di scuderia all'interno, che sicuramente cercherà comunque di avvantaggiarlo, quindi una bella corsa. Penso che poi non è ristretta solo a due cavalli, perché Achela Palferma è un'ottima cavalla locale, ci sono 3-4 cavalli che possono vincere. Ok, grazie a Alessandro Gocciadoro, lo aspetteremo per vederlo in pista per il Gran Premio Mediterraneo con Aramis Cup. Bene, ci siamo, ancora una volta prendiamo l'audio proprio qui da Siracusa per potervi raccontare i primi protagonisti dell'Unione Ippica del Mediterraneo. Accanto a me c'è il generale Isakov, il generale che è direttore di tutti gli ippodromi di Russia ed è il vicepresidente di questa associazione della WIM. Accanto, ne approfitteremo anche, c'è Eugenia Filippova, che invece si occupa di una grande fiera in Russia dedicata al mondo del cavallo, e ancora accanto a me è provo ad entrarla in postazione, c'è Tamara Papiccio, che è l'asse portante dell'Unione Ippica del Mediterraneo, segretaria, e che ci aiuterà a tradurre dal russo all'inglese e dall'inglese in italiano. E allora, abbiamo già preparato però la domanda, e quindi al generale Isakov abbiamo chiesto l'importanza dell'Unione Ippica del Mediterraneo col confronto aperto di tanti paesi, sono diventati 15. Я должен сказать, что мы очень благодарны всем, то, что мы находимся здесь. Да. Мы такое ощущение, что мы находимся в единой дружеской семье. И такое впечатление, что все те мероприятия, которые происходят здесь, они проходят в том ключе, когда ты видишь жизнерадостные лица, когда люди все радуются успехам, победам. Это всех объединяет. Это говорит о том, что то дело, которое мы делаем, конное дело, мировое конное дело, оно объединяет людей, оно объединяет, дружит людей, помогает сотрудничать людям. И это главное, для чего мы все вместе находимся. Мы очень любим лошадь, и мы очень благодарны, что лошадь нас объединяет. Bene, Tamara, tocca a te fare il riassunto di questa lunga intervista. Il generale Isakov ringrazia tantissimo l'Italia per aver dato questa chance all'Unione Ippica del Mediterraneo di riunire qui 12 paesi. È una grande sensazione di gioia trovare 12 popoli dell'Ippica riuniti qui per le corse a Siracusa. Si tratta di legami di amicizia che vanno, diciamo, sopra le differenze culturali, ideologiche, politiche dei popoli, e vedere insieme questo popolo dell'Ippica che dà vita a delle corse è qualcosa che ripaga di tantissimi sforzi e che porta condizioni di sviluppo e di fiducia che ogni delegazione può riportare a casa, che vanno veramente molto al di là di quello che è lo sforzo organizzativo pratico per creare un evento di questo tipo. Si tratta realmente di un grande valore che stiamo costruendo insieme anno dopo anno, e che la nutrita presenza di 12 nazioni qui oggi a Siracusa
segna come risultato pratico e come patrimonio che l'Unione Ippica del Mediterraneo ha costruito in tutti questi anni di attività. Ricordiamo che sono 10, quest'anno terminiamo il nostro 10° anno qui a Siracusa. Bene, in effetti ci sono numeri importanti quest'anno, perché ci sono 8 guidatori, ben 6 fantini, 2 si aggiungono delegazioni anche se non partecipano alla finale dei campionati, quindi c'è veramente tanta voglia di crescere insieme, di dialogare, di riscoprirsi. Sicuramente abbiamo la gioia di avere qui delle nazioni che sono state assenti per 10 anni per delle difficoltà interne all'Ippica del loro paese, che ritornano. Diamo il benvenuto al Portogallo, alla Slovenia, all'Ucraina, che è ritornata nella corsa di oggi, ai fantini della Serbia del Galoppo, che mancano da alcuni anni, oltre al sostegno dei membri storici dell'Unione Ippica del Mediterraneo, come Malta nel trotto, come la Serbia nel trotto, la Russia, che è il nostro partner, diciamo, di grande livello. Bene, ora diamo la linea alla regia per guardarci anche la quarta corsa. Noi naturalmente ci rivedremo più tardi, quando faremo la presentazione di tutte le nazioni partecipanti oggi al campionato guidatori. E andiamo a lanciare la quarta corsa, il premio Tirak MO. Sono 8 i cavalli impegnati su questi più selettivi metri, sono 2200 da affrontare per una condizionata con cavalli di 3 anni. 2200 metri da percorrere per questi 7 soggetti. Partono bene i due di scuderia, con Asaf Ferm che scavalca Ask Me Now in terza posizione, Arak Azul a precedere il 5 di Ardea Wise, quindi Ania Rich via via tutti gli altri. Asaf Ferm leader, 200 metri iniziali in 15-2. Un paio di lunghezze di vantaggio dalla compagna di colori Ask Me Now, che precede Arak Azul. Ancora il 5 di Ardea Wise, Ania Rich, via via tutti gli altri, gruppetto chiuso da Amira F. Si è entrato il primo passaggio davanti alle tribune con Asaf Ferm leader davanti a Ask Me Now. Primi 800 metri del battistrada, 100 metri in 49, si va abbastanza piano. Asaf Ferm in totale controllo e amministrazione della gara. La compagna Ask Me Now nella sua scia. Prova adesso all'esterno a farsi avanti Aladin. 800 metri in 1-3. Asaf Ferm, Ask Me Now, a largo Aladin, di dentro Arak Azul, quindi Ardea Wise. Gruppetto chiuso sempre da Amira F. 1.19 per il primo chilometro. Si comincia ad andare un po' più svelti. Ask Me Now è sempre in seconda posizione, quindi Aladin all'esterno, filato da Aled F. Di dentro c'è Arak Azul, quindi Ania Rich. È netto adesso l'allungo da parte dei due di testa. In calo Aladin, scavalcato da Aled F. Parziale intermedio di Asaf Ferm in 29-3. Asaf Ferm e Ask Me Now tentano di prendere il largo dagli avversari. All'inseguimento c'è Aled F, ancora Aladin che cerca di restare a galla. 2-2.5 è il miglio iniziale di Asaf Ferm. Ask Me Now che la pedina come un'ombra. A 3-4 lunghezze Aled F, adesso il vantaggio di Aled F tende ad aumentare. Si entra addirittura arrivo con Asaf e Ask Me Now che probabilmente lotteranno per la vittoria. Asaf ferme davanti, Ask Me Now che sposterà proprio i 200 finali come meglio può con Alessandro Cocciadoro. Asaf ferm, Ask Me Now, a centropista ci prova anche Aled F. La lotta è tra i due di scuderia, Ask Me Now tende a passare su Asaf, si fa sotto anche Aled F ma non riesce ad agganciare i due. Passa netta Ask Me Now con Alessandro Cocciadoro. Asaf Ferm deve difendersi dal fondo di Aled F, ma vince Ask Me Now su Asaf Ferm, Aled F, Ardea Wise. Sul mio cronometro 2.48, ovvero in tempo sull'1.16.5. Siamo con Andrea Farolfi, la prima da catch in questa giornata con Utopia Jet è andata bene, la seconda United S un po' meno bene, adesso c'è tanta attesa sia per i colori siciliani che per
il team Cintura per Achela Palferme. È una cavalla che qui ha dettato legge, nei confronti fuori alla Sicilia non è dispiaciuta, certo ha trovato pane per i suoi denti, però non è stata poi così malvagia le prestazioni della cavalla. Tu conosci bene gli avversari perché li hai affrontati diverse volte, che idea ti sei fatto di questa corsa, quali pensi delle chance della cavalla e chi siano i cavalli da battere? Ma sai, la cavalla si trova su una pista che viene tutto a suo vantaggio, la pista la conosce bene e perciò questo è un punto a suo favore. Gli avversari ci sono, è un gran premio. A me piace tanto il cavallo di Gaetano Di Nardo, il cavallo di Goccia d'Oro. Gli avversari ci sono, ma anche lei è un'avversaria per loro. Dovessi andare in testa, io penso le tue chance aumenterebbero, perché davanti le ha dimostrato di essere un ben altra cavallo. Sì, lei è una cavalla che parte, da quello che ho visto io, poi l'ho sgambata, si presta molto a partire, se andiamo avanti sicuramente, come dici tu, è un punto suo a favore, però le corse poi lo sai meglio di me, si vincono dopo il palo, perciò certe volte sai, vai davanti, spendi tanto, questa è una pista particolare, se spendi poi tanto oggi gli avversari lei li trova, perciò bisogna andare davanti spendendo normale. Sì, sì. Ok, ringraziamo Andrea Farolfi per la sua collaborazione, speriamo di rincontrarlo successivamente, intanto un in bocca al lupo a lui e a tutto il team Cintura. Bene, stanno entrando in pista e lo fanno anche per la prima volta i Quarter Horse, appuntamento che abbiamo già gestito il 2 di giugno e siamo qui accanto con Maria Purità. La scuderia Bordellino è una scuderia che fa allevamento di cavalli e i Quarter Horse sono un punto di forza, oltre che andalusi, frisoni e soprattutto il punto di forza è la conoscenza di tanti appassionati di questo cavallo, il Quarter Horse, proprio in tutta la Sicilia, oggi riuniti proprio qui a Siracusa. E intanto grazie a Maria Purità, grazie, che vediamo in volto. Grazie anche a voi per il gradito invito, anche oggi qui presenti in questo Ponte dell'Immacolata per poter ammirare il cavallo nella sua versione, il Quarter Horse per eccellenza, cavallo di quarto di miglio. Allora, presentiamoli. Ignazio La Rosa su Spirit con la giubba rossa. Ignazio, alza la mano giusto per far conoscere chi sei. Ignazio La Rosa con Spirit, ancora. Riccardo Vaccaro con Belle e la maglietta verde. Carmelo Emmolo con Totillas e siamo con la maglietta blu. Vincenzo Barbagallo che monta Wendy con la maglia gialla. Mario Di Cunta che sostituisce Antonino Cappello e su Apache e ha la maglietta bianca. Quattro batterie si disputeranno il titolo in questi tre giorni intensi e noi siamo qui a fare il tifo per i più forti. E non soltanto per i più forti, perché è bello dire che siamo un gruppo di amici che vengono oggi qui a festeggiare una grande passione per il cavallo. Oggi corre una cavalla poi in particolare, Belle, sopra c'è Riccardo Vaccaro. La cavalla è stata scritta perché la proprietaria di appena 20, il proprietario di appena 25 anni è deceduto purtroppo da poco tempo, però ci guarderà sicuramente da lassù con grande grande passione. Salvatore Veca è il proprietario di questa bellissima cavalla che oggi lo rappresenterà dentro questa pista. Chiediamo alla regia di rimanere sui cavalli giusto per poter dare cronaca di quello che sta succedendo. Faranno qualche metro in più rispetto al 2 di giugno questi sei cavalieri impegnati con il Quarter Horse, un cavallo che dicevamo è un cavallo molto veloce sul quarto di miglio, si chiama proprio così perché si esprime sui 400 metri. Ci vuole ricordare il famoso film western, proprio perché il Quarter Horse per eccellenza in America andava a inseguire le mucche e quindi è proprio il tipico adatto. Cavallo da cowboy, il cavallo americano da lavoro, un cavallo che ha accompagnato nella storia l'uomo e che accompagna oggi nello sport e nella grande passione. I cavalli proveranno a partire tutti insieme allineati a passo e cercheranno di farlo, visto che non sono abituati a partire
partire con le gabbie proprio senza ulteriore, neanche il canape ci sarà, quindi dovranno essere veramente bravi i cavalieri ad osservare il momento di inizio tutti insieme. Gli starter sono in pista, cercheranno appunto, ecco qui, proviamo, questa è veramente la prima volta che proviamo anche questa partenza subito dopo la curva di trotto, cercheranno di allinearsi e cammineranno l'uno accanto all'altro, poi daranno il via. Certo, la competizione c'è sempre, si sente, lo sentono i cavalli. Tre cavalieri nuovi in questa corsa, in questa prima eliminatoria del 6 dicembre. Quindi diamo un in bocca al lupo a tutti. Sono partiti adesso i cavalli della Quarter Horse prima eliminatoria con Carmelo Emmolo lungo la corda in avanti con Totillas al fianco, ancora Emmolo, cerca di risalire anche Ignazio La Rosa con Spirit ed è Carmelo Emmolo che con Totillas prova ad allungarsi ed a spostarsi dal campo avversari, cerca di risalire Ignazio La Rosa, saranno questi i primi tre a passare per la finale con Carmelo Emmolo, Ignazio La Rosa e Arancione, quindi Carmelo Emmolo, Emmolo Davide ad passare in prima semifinale. Quindi io lo considererei un premio da parte dell'ippodromo, questa possibilità domani di rimettersi in gioco per l'ultima prova, tutti i perdenti, per classificare poi i cavalieri per l'ultima gara che sarà quella di domenica. Tra l'altro sarà anche bello vedere tutti i 12 cavalli partire insieme e quindi far veramente spettacolo. Grazie a Maria Purità, sicuramente ci vedremo domani, avremo tantissimo spazio da dedicare ai Quarter Horse in questo meeting internazionale del Trotto del Galoppo che sta avendo tanto successo anche per gli ospiti internazionali, è un modo per incontrare tanti paesi, dalla Spagna al Portogallo alla Russia, per poter farsi conoscere e per far conoscere anche quello che è un mondo collaterale al cavallo a 360 gradi. Scuderia Bordellino e ASD Spettacoli Equestri, vi ringrazio ancora una volta, siamo onorati di condividere questi tre giorni speciali insieme a voi e ringrazio soprattutto il Presidente che ci ha onorati qua con lui. Grazie, vi auguro una buona continuazione. Bene, linea alla regia allora. Bene, dunque andiamo con la presentazione del GP Mediterraneo, la quinta corsa attesissima, monte premi di 40.000 euro ed oltre. Sul miglio si presentano i cavalli di 3 anni, un gruppo 3 con ben 8 soggetti validi al via. Il Gran Premio Mediterraneo da sempre è stato per Palermo l'ultimo impegno di una certa importanza per i cavalli di 3 anni e anche quest'anno lo sarà per Siracusa. I cavalli sono già in pista, li presentiamo: 1 Albaricoc, scuderia Bimag Gaspare Loverde, 2 Americio Jet, signor Nunzio Squeia Luigi Cuozzo, 3 Ananas Jet, allevamento Toniatti Vincenzo Villani, 4 Achela Palferm, scuderia Giro Alfa Andrea Farolfi, 5 Anthony Leone, signor Pasquale Scarico Sabato Bevilacqua, Gaetano Di Nardo alla guida, 6 Aramis K, scuderia FB, team Gocciadoro Alessandro Gocciadoro, 7 Argo Cam, signor Bruno Salvatore Alessio Di Chiari alla guida, 8 Alquitrana, signor Francesco Mendolia, Giuseppe Pozzo Junior alla guida. Una corsa che ha in Aramis K in questo momento un favorito al gioco abbastanza netto. La sua quota in questo momento è di 1,42, il controfavorito Anthony Leone 3,86. Diciamo che questi due soggetti obbligano noi pronosticatori a concentrarci sulla loro presenza, anche perché sono due cavalli che stanno vivendo un ottimo momento. Anthony Leone è stato il secondo arrivato del derby, mentre Aramis K è il terzo arrivato del Mangelli. Hanno due curriculum di tutto rispetto, abbiamo sentito poco fa Alessandro Gocciadoro sulla sgambatura di Aramis K, molto soddisfatto, non conosceva bene la pista ma ha detto che non dovrebbe avere problemi di nessun tipo a poter dare la miglior linea. Di galoppo Alquitrana, prima dello stacco, parte comodo Argo Cam, di galoppo anche il numero 3, stacca che la Palfermo con all'interno Vericio Jet, quindi in terza posizione Aramis K,
Achela Parfum leader su Amelicio Jet, Aramis K, Anthony Leone, quindi ancora l'1 di Albaricocchi, il 7 di Argo Cam, un po' staccati restano Ananas Jet e Alquitrana. 13-1 di lancio, primi 400 di Achela Parfum in 27-6. Prende il largo Achela Parfum, seguita da Amelicio Jet. Ha parecchia lunghezza di stacco Aramis K, sul quale sposta Anthony Leone. Siamo sulla retta di fronte, i primi 600 sono in 41,5. Achela Parfum e Ananas Jet hanno almeno 40 metri di vantaggio su Aramis K e Anthony Leone. Adesso Aramis K si riprende una volta presa l'addirittura. Qualche piccola difficoltà in curva, 58,2 a metà gara, da 1,50... da 1,12,5. Si avvicina adesso Aramis K e punta subito al largo, parato prontamente da Amelicio Jet, che si porta su Achela Parfum. Nel frattempo il primo chilometro se ne va in 1,13,5. Achela ancora in testa, Amelicio al suo esterno, Aramis che fila i due, quindi ancora Anthony Leone e Argo Cam. Siamo sul finire della curva, che la Parfum stacca Amelicio Jet, resta un po' lì sulle gambe, avanzano invece Aramis K ed Anthony Leone a centropista. Achela Parfum entra in direttura d'arrivo da leader, al suo esterno si profilano Aramis K ancora più a largo e Anthony Leone. È lotta a 3 a 200 finali con Achela Parfum che è aggredita da Aramis K ed Anthony Leone a largo di tutti. Siamo ai 100 finali con Achela Parfum che subisce l'attacco di Aramis K e di Anthony Leone. Ed è Aramis K e Alessandro Cacciadoro a imporsi davanti ad Anthony Leone e alla stessa Achela Parfum. 1,57, 1,13,2 il tempo ufficioso. Aramis K è il vincitore, ha messo il suo sigillo su questo Mediterraneo 2019, Alessandro Cocciadoro, team che ormai vince su tutte le piste, anche qui ha lasciato il segno, una prestazione delle sue. Intanto io inizierei con la premiazione, poi ci fermiamo un attimo con Alessandro. Dottore Mazzarella, i nostri ospiti, facciamo premiare il... Allora. Questo al dottor Chirac di Genova. Chirac, Chartier, Chirac. Vieni da questa parte Alessandro a premiare Alessandro Cocciadoro, il dottor Chartier del Jacques Chartier dell'Union Européenne de Trot. Premia Alessandro Cocciadoro, vincitore di questo Mediterraneo. Il dottor di Genova premia ancora una volta Alessandro Cocciadoro in qualità di guidatore. Poi il delegato russo Isakov, ancora un premio per Alessandro Cocciadoro in qualità di allenatore. E non finisce qui perché l'ANACT Sicilia premia Alessandro Cocciadoro con questo bel trofeo all'allevatore di Aramis K. René, me lo tieni René? Di Capania questo. Alessandro,
Allora, un attimo di incertezza io l'ho avuta mentre commentavo sulla prima curva, perché ho visto che un po' hai preso in mano, c'è stata forse una piccola difficoltà. Sì, mi aveva sbagliato nella falsa, prendeva tanta velocità e non è abituato a una, questa leggera pendenza, e mi sbagliava. L'ho tenuto in mano anche se ho perso terreno, ma volevo correre, ecco. Poi nelle rette guadagnava tanto, sull'ultima curva ho avuto un anticipo secco del numero 2 che mi ha fatto perdere, secondo me, la possibilità di vincere in maniera facile. Però a quel punto ho dovuto riprenderlo in mano e rilanciarlo in arrivo, e il cavallo ha risposto bene perché ha battuto la cavalla di dentro e si è salvato da quello di fuori. Una grande prestazione che meritava di chiudere l'anno, il cavallo, il proprietario e tutto il team, secondo me, di questo cavallo e di questo proprietario, perché è una cara persona. Eh sì, si meritava, sia l'allevatore che io conosco, Edi, che il cavallo stesso si meritava questo assunto, pur avendo vinto tanti centrali, mancava questo gruppettino e l'hai ottenuto dopo il terzo del Mangelli. Devo dire che complimenti vanno soprattutto a te e chi lavora per te. Grazie. Ringraziamo Alessandro Cocciadoro, e finisce così questo Mediterraneo con da favorito Aramis K, gran bella prestazione con tutte le incertezze, abbiamo sentito il motivo perché ha perso terreno sulla prima curva, è stato chiaro, l'accortezza poi in corsa di andare in mano per evitare l'errore, a tutto merito di questo grande professionista che sta chiudendo un'annata davvero eccezionale. Abbiamo noi proprietari tuoi, che sono il signor Micciche e soci, che aspettano con grande fervore la possibilità di correre la Meric. Che ci dici? Dacci un'anteprima, dai. Il cavallo è già da una settimana a Parigi, prepara appunto questa grande corsa. Domenica parte la prima tappa di avvicinamento, correrà con i ferri e poi dopo ricorrerà, penso, il 29, un'altra corsa a metà gennaio. E poi speriamo di prendere il pass per l'America, che tanto aspettiamo noi e la proprietà. Devo dire che c'hai tanti estimatori e tanti fans anche qua in Sicilia, oltre ad aver acquistato anche dei proprietari. Grazie, no, fa piacere, perché noi lavoriamo con tanta passione, investiamo ancora nel trotto e ci mettiamo parte del sacrificio, anche un abbastanza denaro, e quindi secondo me stiamo raccogliendo quello che abbiamo seminato negli scorsi anni. Grazie Alessandro Cocciadoro, un applauso che se lo merita davvero, a lui e a tutto il suo entourage. Avendo qui il dirigente al Ministero, il dottor Di Genova, tracciare quello che è un quadro dell'ippica attuale, veniamo da un periodo sempre di crisi, di aspettative, di prospettive, ecco quale. Oddio, il 2019 è stato un anno particolarmente ricco di avvenimenti. Però siamo alla fine di un anno e voglio chiuderla anche con una prospettiva che si respira qui a Siracusa. Qui c'è la Russia, c'è la Francia, ci sono i paesi del Mediterraneo. L'ippica è uno sport che veramente può unire i popoli e può unire molti altri appassionati di tutta la nostra società civile. Bisogna lavorare per riportare l'ippica in un contesto un po' più diffuso e più generalista. È l'impegno dell'amministrazione, è quello che stiamo cercando di fare, sia con una serie di iniziative di promozione, ma stiamo anche cercando di allacciare relazioni internazionali per portare l'ippica italiana sulle grandi televisioni straniere. Questo speriamo che sia un po' uno dei passi strategici che possano aiutare a rilanciare l'ippica nazionale. Noi, avendola qui vicino, prendiamo l'occasione per poter raccontare quella che è il... Cioè, mi avvicino alla telecamera, giusto, perché sennò non ci guardano e ci passano davanti. Quando voi venite qui a trovarci, la Sicilia accorcia le distanze e si sente più vicina a Roma, anche se il dottor Concetto Mazzarella ormai riesce, insomma, ad portare le esigenze della nostra lontana Sicilia. Ecco, come unire tutta la Sicilia dal nord al sud, tutta l'Italia dal nord al sud? Siamo in un'epoca in cui gli spazi fisici sono stati diciamo distrutti da quella che è la tecnologia. Fra poco ci sarà il 5G, c'è la televisione, i popoli si uniscono anche nelle immagini, in quello che riusciamo a condividere.
il futuro si deve costruire su questo. Fisicamente possiamo essere lontani, ma in realtà ci devono essere dei valori che sono legati allo sport, in particolar modo al mondo dell'ippica, che non è solamente le corse, è il mondo del cavallo e il mondo dell'equestre in generale, che avvicina sia gli appassionati dell'ippica, delle corse, che il mondo delle famiglie e del sociale. Questo è un messaggio che vogliamo che sia un po' il motivo dominante della nostra politica di comunicazione. E siamo ben posizionati per dare il benvenuto alla WIM, l'Unione Ippica del Mediterraneo. Sono ben 15 paesi che promuovono la propria ippica col confronto, col dialogo interculturale e sportivo. Oggi qui si conclude con la quinta tappa il campionato dei guidatori e sono schierati appunto i partecipanti. Li presentiamo, anzi ascolteremo anche gli inni nazionali. Il dottor Concetto Mazzarella, che è il patron naturalmente dell'ippodromo del Mediterraneo, dà il benvenuto. La prima delegazione festeggiata è quella che ha i suoi rappresentanti, François Forcioli Conti, presidente della WIM, da mister Daniela Bernardi, consulente della WIM, da Jacques Cartier, che è membro internazionale del Trontic Association appunto della Francia, e ancora Jean-Baptiste Andreani. Sarà rappresentato in pista dal guidatore Anthony Tintilier, che riceve appunto la targa dal dottor Concetto Mazzarella. Inno francese. Bene, applauso per l'In bocca al lupo, che parte con l'inno francese per Tintilier. E ancora si sente l'inno nazionale italiano per dare il benvenuto ai membri della WIM, Tamara Papiccio, segretario generale WIM, e al guidatore Walter D'Ambrogio, premier generale Isakov. Abbiamo sentito anche l'inno nazionale italiano, premiamo adesso Malta con il guidatore Julian Farrugia e membri WIM Edwin Borg e consigliere presidente della Malta Racing Club, premia per il Portogallo Riccardo Carvalho. Applauso dunque anche alla delegazione maltese e diamo un abbraccio anche al Portogallo con i membri Riccardo Carvalho, il presidente appunto della Lega Proprietari dei Cavalli per la Corrida, insieme a Oao e Ana Costa. Il guidatore è Sergio Oliveira, che riceva dalle mani del presidente François Forcioli Conti. Fermiamo un attimo la presentazione per dare avvio invece alla cronaca della corsa. Parte molto bene il numero 2 di Bavar Boss, che prende la testa su Brent RL, quindi poi a largo naviga il 6 di Bloody Mary Bar, che si trascina Babiole Boss, quindi Bata De Cola, via via tutti gli altri. Il galoppo di Bloody Mary Bar, 14.3 i primi 200 metri, avanza subito dalla seconda posizione in corda Brent RL, che diventa la nuova leader. Quindi Brent RL leader su Babar Boss, quindi
Avanza subito Babbiole che però si getta cavallo di galoppo. Numero 10, ci prova adesso ad avanzare Bebe Paz, 46 e 3 primi 600 metri con Brent RL leader, Bebe Paz all'esterno, Babalbosso di dentro. Quindi l'11 di Begard in terza ruota naviga il 5 di Bata De Cola che si trascina Blu di Mary Bar. 1-4-8 a metà gara. Brent RL sempre leader, all'esterno c'è Bebe Paz in terza ruota, insiste Bata De Cola, di dentro senza spazio Babarbosso. Il primo chilometro di Brent RL è in 1-19-9. Brent RL alle prese sempre con Bebe Paz, Babarbosso di dentro. Bata De Cola che cavallo prova a fare la terza ruota, di dentro ancora Begard. Quindi il numero 8 di Boutique si entra addirittura arrivo con Brent RL attaccata da Bebe Paz. Quindi Babarbosso dietro le due, avanza bene anche il 5 di Bata De Cola, all'esterno c'è anche Boutique. Brent RL alle prese con Bebe Paz, sembra poter respingere l'avversaria. Brent RL e Carlo Giordano si avviano al primo successo davanti a Bebe Paz, Babarbosso al largo di tutti sprinta tardivamente, invece Boutique. 2.59, 1.187, la media di chi vince, ovvero Brent RL, i colori della signora Maria Loretta Allegra, il training di Carlo Giordano così come la guida. Al secondo posto il 3 di Bebe Paz, al terzo e 2 di Babarbosso. 1.32, l'ordine arrivo ufficioso di questa sesta corsa al Mediterraneo, linea può andare alla regia. Al lupo anche alla Romania con i suoi rappresentanti Ioana Dumitru e Cristian Dumitru con il guidatore Mihai Paun. Questa volta sarà il dottor di Genova, rappresentante del Ministero italiano, a consegnare la targa. Un in bocca al lupo alla Romania e adesso la nazione che ricordiamo è la Russia con i membri, c'è cioè il generale Isakov insieme con Eugenia Filippova e Damir Isaev e Ruslan Nasirov, con il guidatore Ksenia Morozova. Viene a premiare, viene a dare appunto la targa Chartier per l'ippica francese. Alla Russia. In pista ci sarà anche il guidatore Vitol Sald con la Slovenia. Chiamiamo Tamara Papiccio a rappresentanza della WIM, ritira lei e sentiamo l'inno lo stesso della Slovenia. Mentre per il guidatore dell'Ucraina, Olga Bondar, ritira Daniel, sempre come membro della Unione Ippica del Mediterraneo. Virtuale a tutte le delegazioni e in bocca al lupo ai guidatori che andranno in pista a rappresentare l'Unione Ippica del Mediterraneo.
Tamara Papiccio premia il secondo e terzo arrivato di questa corsa, premio Horses Transport Fratelli La Rosa, Alessio Di Chiara e Luciano Messineo, appunto premiati da Tamara Papiccio. Aspettiamo adesso il vincitore. Premiazione anche per il vincitore, premia sempre Tamara Papiccio, premia il guidatore di Brent Herrell, ovvero Carlo Giordano. Foto di rito anche per loro. Mario Burderi per una esibizione, lui è istruttore di equitazione, ha partecipato a tantissimi eventi e spettacoli equestri. Lo vediamo con in pugno un esemplare di rapace, rappresenta la Sicilia anche a Fiera Cavalli Verona. Nel 2013 si è classificato secondo a Talenti e Cavalli, sempre a Fiera Cavalli Verona. Appassionatissimo di Doma Vaghera. Si reca presto in Spagna per perfezionare questa disciplina. Il cavallo è un ispano-arabo dal nome Poema, cavallo proveniente dalla Spagna. Cavallo importantissimo, ha partecipato alle migliori gare di vaquera della Spagna, come la Copa del Rey, piazzandosi ai primi posti. L'esibizione che sta svolgendo adesso è realizzata con un falco e vedremo anche con diverse abilità. Musica! Pirouette e lavoro in piano per Mario Burdieri, che con il suo cavallo ispanico ci rappresenta una spezzone di quello che è stata la storia di un cavallo che ha sempre accompagnato l'uomo nei suoi cammini di guerra, d'amore, di caccia. Con l'uccello rapace che ricorda il grande re Federico II. Saluta Mario Burderi e richiama l'attenzione del pubblico. Poema esegue gli ordini anche senza redini. E adesso ci darà dimostrazione della doma vaquera, una disciplina che nasce in Andalusia in funzione del lavoro con il cavallo per il controllo dei tori allo stato brado, in Spagna conosciuto come gonado bravo. Disciplina che non si impara a scuola, ma che da decenni viene tramandata da padre in figlio e che mantiene nel tempo i suoi segreti, che parlano di tradizione, grande cultura equestre. La doma vaghera persegue come principale finalità quella di mettere il cavallo in uno stato di equilibrio, obbedienza e agilità, così da essere pronto alle condizioni più impreviste del lavoro, al campo, in campagna. Il ginetto cavaliere che pratica questo tipo di doma deve possedere grande intuizione e sensibilità e il binomio deve lavorare in perfetta sintonia.
Doma Baghera, che da grande tradizione oggi è diventata anche una disciplina equestre. Per Mario Burderi e il suo cavallo. Sua doma Baghera. Mario con gli artigli del re e la sua cara e dolce metà vi aspettano anche per effettuare le foto con gli esemplari unici e rari, notturni e rapaci. Grazie Mario Burderi. Bene, dunque andiamo a presentare la settima corsa, il premio campionato del Mediterraneo, dove sul miglio saranno impegnati i cavalli anziani di 5 anni e oltre. Ci sono ben 8 soggetti al via con le 8 nazioni partecipanti dell'Unione Ippica del Mediterraneo. E si parte con Villa Orba, che dal centro dello schieramento è la più sollecita, prova a scavalcare Villeneuve e poi la Jacques Sem. Villeneuve leader, Villa Orba all'esterno, quindi Steve McQueen e Voila Shack SM. A centropista Smeriglio Jet, quindi Spirit MN e Ottavio Diella a chiudere il drappello, 13-3 di lancio. Villeneuve Griff alle prese con Villa Orba Jet, quindi la paria formata da Steve McQueen Treb e Voila Shack SM, quindi Ottavio Diella. Avanza subito in terza ruota Smeriglio Jet, chiude il drappello lotto di Ottavio Diel. Siamo sulla retta di fronte, vuoi la Shack SM anticipa la risalita degli avversari e si porta su Villeneuve Griff, che intanto comanda a piacimento e respinge gli attacchi agli avversari. Nella sua scia c'è sempre Steam e Queen Treb. Terza ruota perenne Smeriglio Jet, quindi ancora Villa Orba Jet, di dentro recupera Ottavio DL, quindi Toshiba S e Spirit Man. Meno di un minuto a metà gara, da 1.14.8 Villeneuve Griff e Sergio Oliveira a condurre fino adesso abbastanza facilmente. Scatta da fondo gruppo invece Spirit Man, che scavalca tutto il drappello. Si allarga Villeneuve Griff sull'ultima curva e viene bucato da Ottavio DL e da Steam Queen Treb. A centropista Spirit Man, filtra anche bene Toshiba S. E siamo all'ingresso di tutto l'arrivo con Ottavio DL, Steve McQueen, Spirit MN e Toshiba S, che probabilmente lotteranno per la vittoria. Passa Steve McQueen su Ottavio DL, scatta Spirit MN, scatta Toshiba S, viene bene anche Villa Orba. È testa a testa tra Steve McQueen, Julian Ferrugia e Spirit MN e Walter D'Ambrogio. È lotta aperta tra i due, qui si può decidere le sorti del campionato con Spirit MN che a pariglia Steve McQueen lo batte di precisione, quindi Toshiba S davanti a Villa Orba Jet. Spirit Man. E siamo alla premiazione del campionato del Mediterraneo, corsa vinta dall'Italia con Walter D'Ambrogio. L'onore della premiazione spetta al Dottor di Genova, che premia Walter D'Ambrogio. Questo cos'è? Monsieur Andreani di France Galop premia l'allenatore Luciano Messineo, allenatore di Spirit Man. Delegazione russa, signor Risakov premia il proprietario Carmelo Fancello, ritira il premio Luciano Messineo. Adesso siamo in attesa di avere il risultato definitivo della classifica. Patrizia, l'abbiamo?
Sì, è appena arrivato e possiamo gioire veramente perché è andato benissimo per l'Italia, la terza classificata però, partiamo così dal terzo classificato che ha preso 50 punti in totale, i punti italiani valevano doppio, è Malta con Julian Farrugia che viene premiato, prendiamo il terzo classificato nelle mani di Fabio Faraci per la Hippomed. Applauso per il terzo classificato, Malta, 37 più 18, 50 punti. Seconda classificata invece con 41 punti già di classifica più 14, 55 è la Francia di Tintillier, Anthony Tintillier, che viene premiato dallo stesso Chartier che rappresenta la Francia e il galoppo in Francia. Applauso il trotto. Nel trotto in Francia. Applauso per Anthony Tintillier che ha rappresentato la Francia in più di una corsa. E dunque il primo classificato è l'Italia, 32 più 24 punti, con 56 punti farà suonare l'inno italiano Walter D'Ambrogio che viene premiato dal presidente della WIM François Forcioli Conti. Inno nazionale italiano. Ancora per chi ha concluso il campionato Malta, Francia e Italia, è un grande grande in bocca al lupo. Io volevo sottolineare l'attenzione per la WIM con François Forcioli Conti come presidenza della WIM. Questo è un momento importante perché comunque si celebra l'ippica ma si celebra anche una forma di passione e di amicizia. Sì, sono più di 10 anni adesso che l'UIM è stata creata e è un vero piacere di vedere che dopo 11 anni ci sono tanti paesi che partecipano a quella circuito che è un circuito di amicizia e di sport. È stato bello da vedere anche in pista. Sì, bellissimo, bellissimo su quel splendido ippodromo di Siracusa sul quale abbiamo tanto piacere a essere. Tanti ospiti, dottor Concetto Mazzarella, ospiti internazionali, amici internazionali. Beh, questa ormai è una tradizione che in occasione della giornata di corse più importante, del meeting internazionale più importante dell'anno che si fa alla la prima settimana di dicembre, l'8 dicembre, Siracusa ospiti diciamo le delegazioni internazionali non solo per la finale di questa, una grande manifestazione sportiva, perché non dobbiamo sottolinearlo, l'Unione Ippica del Mediterraneo è l'unica organizzazione europea che organizza direttamente dei campionati, non si limita soltanto a un aspetto regolamentare o un aspetto diciamo normativo a indicare le corse, invece l'unica organizzazione che riesce a organizzare sia al trotto che al galoppo dei campionati, dei driver e dei fantini. Quindi il momento è importante anche perché non solo per la presenza di moltissime delegazioni straniere, credo che quest'anno ci sia il record, 12 o 13 paesi che sono rappresentati fra trotto e galoppo, ma domani poi ci sarà anche un'importante riunione del Consiglio direttivo dell'Unione che darà diciamo delle linee guida e organizzerà il campionato del prossimo anno e che vedrà diciamo
incrementare la famiglia, perché ci sarà l'adesione di altre strutture ippiche, ad esempio lo posso già anticipare, verrà accolta la domanda dell'ippodromo di Vichy, che è un altro importante ippodromo francese che entrerà a far parte dell'Unione. Bene, queste nuove adesioni fanno vedere che si lavora bene, che si è in crescita? Beh, l'ippica a livello diciamo di passione credo che sia in sviluppo a livello mondiale, in Europa in particolare. La situazione italiana è una situazione particolare, perché credo che non sia una questione di passione, perché credo che la passione per i cavalli c'è ed è tanta. In Italia ci sono problemi più che altro di organizzativi del settore, di cambio normativo, ma questo è poco. Io penso che il futuro dell'ippica in generale è un futuro di crescita e di sviluppo. Speriamo noi come Unione, diretta in modo eccellente da François, di riuscire a dare il nostro piccolo contributo. Bene, alla WIM l'appuntamento è allora domenica 8 dicembre per il galoppo. Premio di Bartolomei per l'ottava corsa di chiusura del trotto nel meeting internazionale, una categoria G che invece scenderà sui 2200 metri, sono ben 7 cavalli al via, non scenderà in pista perché è dichiarato non partente Ultra Kagemar. Cavalli che sono già allineati, i 6 della prima fila, in seconda fila da solo c'è Tabor Kaf. Ci si prepara a dare il lancio a quest'ultima corsa conclusiva di questo convegno di corse dal Mediterraneo. Si ritrae Serena Lady, parte bene invece Timast dal largo di tutti. Al suo interno però Usa di Ruggero fa valere la posizione davanti a Rigoletto Rab. Usa di Ruggero davanti, Timast al largo, che tende a passare, manovra che riesce proprio al paletto dei 200 metri in 14.8. Usa di Ruggero segue in seconda posizione, in terza c'è Rigoletto Rab, a precedere Reflex Griff, quindi Serena Lady, in coda Tabor Kaf. Per i 400 metri di Timast in 31.4, ha subito rallentato Massimo Zanca, insulti al portacollo di Francesco Paolo Caruso. Usa di Ruggero davanti a Rigoletto, quindi il Reflex, Serena Lady, Tabor Kaf. E si va sotto le tribune, posizioni che non cambiano, lunga fila indiana, con Timas a capeggiarla davanti a Usa di Ruggero, Rigoletto Rab, Reflex Griff, Serena Lady, Tabor Kaf. E ti va a dar very nice, 1 e 2 per i primi 800 metri, si va da 1,17,5, nessuno muove le acque. E allora Massimo Zacca continua a graduare il suo allievo, primo chilometro in 1,18,8. Timast, Usa di Ruggero, Rigoletto, Reflex, Serena Lady, Tabor Kaf, ti va a dar very nice. Adesso muove in avanti Serena Lady, la cui scia viene presa da Tabor Kaf. Siamo sulla retta di fronte, ancora non si allunga, Timast comunque bene in mano al suo interprete. Adesso Serena Lady prova ad avvicinarsi, lo segue sempre Tabor Kaf. Vediamo questi 400 metri in 37, 1,49,8. Adesso Usa di Ruggero si affaccia all'esterno di Timas, di dentro guadagna Rigoletto Rab, quindi sempre Serena Lady e Tabor Kaf. Il miglio viene percorso in 2-4, Timas sempre leader, Usa di Ruggero adesso al suo esterno, Serena Lady in calo, a centropista Tabor Kaf, di dentro Rigoletto Rab. Siamo sul finire della curva quando Tabor Kaf avanza in maniera decisa sulla coppia di testa Timast Usa di Ruggero, li agguanta sul finire della curva, entrando in tutto arrivo Timast Usa di Ruggero e Tabor Kaf a ventaglio, passa Usa su Timast, quindi Rigoletto Rab la sua scia, centropista Tabor Kaf, sembra avere le battute migliori su Usa di Ruggero. Passa ai 200 finali, Tabor Kaf mette la figura in avanti a Usa di Ruggero, che nulla può, al fondo dell'allievo di La Rosa, che si va ad imporre a Usa di Ruggero, Rigoletto Rab. Marcatore completato da Timas e Serena Lady.